Ragazzi, qui è il grande Mark e oggi siamo di nuovo su Feast of the North Star Legends Revive. Ragazzi, è la seconda volta che sto provando a iniziare questo video perché ho avuto dei problemini tecnico-tattici di registrazione dell'iPad e della fotocamera. Chiedo scusa per lo scorso video che ho avuto qualche problema appunto con la fotocamera, perché non so perché, non so il perché, il gioco andava avanti, io parlavo, la fotocamera mi prendeva, ma non so per quale strano motivo quello che dicevo nella fotocamera con l'audio compreso non rispecchiava quello che stavo dicendo e facendo. Avevo fatto nel video che avevo provato a fare in questo video, nel video questo qua che ho provato a fare prima, che poi per problemi non sono riuscito a farlo, l'ho dovuto rifare, avevo fatto il capitolo 12, paragrafo 5 e 6, di cui vabbè non c'era chissà che cosa, cioè c'erano degli scontri, alla fine niente di speciale. In questo scontro avevamo dei tipi a caso e qua avevamo Rei come appunto boss finale. Niente di speciale, io per questo anzi non ve li farei vedere, però visto che il mio è sto facendo questa serie appunto dove gioco a Ken, dove appunto faccio Ken, forse è meglio far vedere anche questi pezzi, metterli in auto, ma e vi parlerò. Comunque ragazzi, mi sto guardando ho finito anzi la prima stagione di Jessica Jones. Sì, voi mi state dicendo, guarda che la prima è, se vuoi iniziare il percorso delle serie TV Netflix devi andare a guardare per prima. Sì, lo so, ma ormai lo guardate praticamente tutte male. Diciamo, ho guardato Punisher, ho guardato The Punisher, poi Luke Cage, poi Iron Fist, mo Jessica Jones e Daredevil. Sì, sto facendo un po' di confusione. Anzi, non è che sto facendo un po', ho fatto confusione, infatti sarà un po' difficile, ma visto che Jessica Jones è vista da poco e mi sto tenendo in caldo la seconda stagione perché mi è piaciuto, vi porterò la recensione di Jessica Jones, ma prima guarderò tutte e tre le stagioni, ovviamente non in seguito, dovrò capirci qualcosa, no? E quindi penso che registrerò un pezzo della prima recensione della prima stagione, poi registrerò un altro pezzo della seconda, un altro pezzo della terza, me le terrò e poi un giorno, quando appunto avrò finito tutte, le monterò e vi metterò il video. Ma nel frattempo, qui sotto in descrizione vi lascio il link delle mie altre tre recensioni, appunto, delle serie Netflix, cioè The Punisher, che in quella più che altro c'erano un po' tutte varie cose di The Punisher, però c'è lo stesso la serie. Ovviamente anche Luke Cage e Iron Fist, sempre in descrizione, oltre a vari altri link, come le musiche che uso, il sito che è appunto il sito che uso dove per le musiche, quelli di Dragon, quelli di Yugi, quelli di Pokémon, qualunque cosa, comunque link utile lo uso o faccio, e posso dire in descrizione, tranne appunto la fotocamera, perché non l'ho trovata su Amazon e sinceramente mettervi magari eBay non mi credo di tanto, può farmi comprare su eBay, su eBay non mi fiderei neanche io, che preferirei lasciare Amazon. Non l'ho trovata, ma in caso volete vogliate cercarla per il conto vostro, vi ricordo che la mia, porca vacchetta,
fotocamera è la Casio QVR300. Continuiamo intanto se sto registrando. Sì, sto registrando. Va bene, due feste. Fifette. In questo caso delle fifette in base al... ragazzi, allora, oltre vabbè adesso a spaccare il fondo schiena, rei, dettagli, volevo avvisarvi che appunto questo sabato / domenica non è uscito niente, perché sabato sono andato a leggere il compleanno di un mio amico e domenica non avevo voglia di fare niente. Sì, sono un po' un mezzo scansafatico su questo punto, su questo punto particolare. Ma ragazzi, vorrei portarvi la... come si dice? Vorrei portarvi... Intendendoci fare paragrafo 7. Vorrei portarvi una live appunto su Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco per completare la Chaos. Ma mi sa che qualche amichevole me la farò off camera. Anzi, mi farò le amichevoli off camera per potenziarmi di brutto per poi battere la Chaos. E quindi a quel punto, quando batterò la Chaos, sarà appunto l'ultimo episodio della serie. Sono sempre dettagli. Ah, ecco un altro appunto sotto in descrizione, altri link utili dove appunto guardo vabbè film e serie TV, alcuni su Netflix, altri per il momento solo su Netflix, non sto vedendo, però gli anime, quelli che in questo momento che sto vedendo in questo caso Yu-Gi-Oh! GX, sto adorando, si trova su Anime Unity, che vi lascio sempre sotto in descrizione se guardo gli anime appunto maggiormente, e ci danno tutti ragazzi, tutti anche quelli in corso come Boruto, che adesso devo vedermi se è arrivato, devo vedere se è arrivato qualche nuovo episodio, ma penso di sì, stanno appunto arrivati tutti quelli in corso, anche One Piece fare in corso, mamma mia, hanno appunto Boruto, hanno tutto e di più. Ve lo consiglio. E quindi andiamo a far fuori Uldur con Uldur. Bellissimo. Fuori Uldur con se stesso. Bellissimo. Comunque, Victory. Non so di preciso quando finirà la storia di Ken qua. Presumo che, essendo che qua siamo ancora al primo, dove Bart è ancora bambino, e idem Rin, penso che ce ne vorrà un po'. Magari se un giorno riesco in live si potrebbe anche fare. Ma ragazzi, direi che ci possiamo fermare anche qui. Vi direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. Commentate, condividete, iscrivetevi se non avete ancora fatto. Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi appunto nessun mio video. Passate dalla descrizione, che ci sono tanti link utili, oltre al mio profilo Instagram, che vi consiglio di seguirmi, che il mio nome sarà qua da qualche parte, ma in descrizione per andare proprio lì, belli puliti lindi. Quindi ci vediamo in un prossimo fantastico video, e quindi picca picca a tutti.